Amici di basketcoach.net, bentrovati. Siamo pronti oggi per un'altra puntata di Time Out Corner. Vi vado subito a presentare il nostro ospite che è già pronto dall'altra parte del monitor. Inizia la sua carriera da allenatore nei principali settori giovanili delle società romane, per citarne soltanto qualcuna, Stella Azzurra e Virtus Roma, dove peraltro dopo la trafila dei giovanili diventa assistant coach e esordisce anche come capo allenatore in quella Virtus Roma degli anni 2000. Dove peraltro tornerà più tardi a giocarsi una splendida finale scudetto con Siena, poi Montecatini, Pesaro, Scafati, dove tornerà anche lì più volte, Napoli, Sassari, spero di non averne dimenticato qualcuna, adesso allena Bergamo e diamo il benvenuto e lo ringraziamo per il suo tempo a coach Marco Galvani. Coach, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. Insomma, adesso nella velocità di tua esposizione direi che Casalpusterlengo sicuramente è passata, ma forse me ne dimenticherò anche qualcosa. Reggio Calabria sicuramente, che non ho citato. Reggio Calabria, Trapani, Barcellona Pozzo di Cotto, Napoli, Bergamo adesso, quindi insomma ce ne sono, diciamo che da nord a sud ce ne sono. Una carriera pluriennale di diversi decenni, perché del coach, se non ricordo male, hai cominciato negli anni 80. Faccio quest'anno il 40esimo, 30 anni da professionista e 10, passami il termine, da non professionista. E allora non mi viene altro che farti un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione, visto che sarà la 40esima, sarà anche molto significativa, sicuramente. Coach, noi abbiamo una serie di domande, di curiosità che vogliamo porti, quindi se sei d'accordo inizierei subito. Sì, certo. In un ambito professionistico, quindi una squadra professionista a 30 anni di professionismo, sicuramente avranno creato un bagaglio culturale importante di coach Galvani. Se si verifica la necessità di andare a interagire con i componenti del proprio staff, quindi con il proprio assistant coach, piuttosto che con tutti gli altri componenti, dal preparatore fisico a chi organizza materialmente poi l'utilizzo delle strutture. Ecco, quindi ripartizione di compiti, utilizzo di delega, costruzione di un rapporto di team, di squadra, di fiducia e di collaborazione. Ci racconta il metodo Galvani? Ma insomma, Riccardo, diciamo che la prima scansione deve essere quella di avere cognizione di dove sei capitato e quindi calarti nella realtà, perché se tu non ti cali nella realtà poi tutto quanto viene modulato in forma sbagliata. Ci sono ovviamente dei capisaldi che debbono mantenersi a prescindere dal posto dove sei, però alcune cose debbono essere modulate. La prima cosa che faccio, mi confronto col general manager, ascolto quello che il general manager mi dice, che probabilmente già in sede di, passami il termine, annusarci per chiudere un rapporto, per iniziare un rapporto di lavoro, ovviamente mi darà informazioni di quello che saranno i progetti, i programmi, le idee di lavoro. Detto questo, io informo, poi ascolto quello che mi dice il manager come linea guida e poi lo informo di quello che sono i miei pensieri e allo stesso tempo anche del fatto che io voglio fare una riunione con lo staff non il giorno prima del raduno, ma un mese prima se è possibile. Perché? Perché voglio dare delle mie idee, farmi conoscere per chi non mi conosce. La conoscenza per quella che può essere il campo è molto molto restrittiva, quindi ci deve essere una analisi particolareggiata di quello che sono i miei pensieri. Quindi qui, se mi permetti, ti do degli spunti su questa riunione che io chiedo di fare con lo staff. Lo staff deve, la riunione deve partecipare il vice allenatore, l'assistente, il preparatore, il medico, il fisioterapista, il nutrizionista, il dirigente e ovviamente il manager, perché io voglio che in tutte le cose che io faccio ci sia sempre una, quantomeno in una fase di impostazione, la presenza del manager, perché il manager deve sapere quello che io penso e soprattutto nell'ipotesi in cui non dovesse gradire qualche mia pensiero, qualche mia direttrice, deve darmi, ridarmi quello che è il suo pensiero, la sua linea guida. Quindi in questa prima riunione faccio questo meeting partecipano tutte le figure che io ti ho detto. La prima cosa importante secondo me è quella di conoscersi, e cioè dico allo staff che io ho chiesto di incontrarli per darci la possibilità reciproca di poterci conoscere meglio, e quindi in questo non saranno le sole poche parole per far sì che io venga conosciuto meglio dagli interlocutori che condividono con me questa riunione, ma deve essere un primo incontro dove dobbiamo stabilire una frequenza di pensiero sulla quale dobbiamo cercare di poter avere un dialogo di lavoro nell'ambito della stagione. Parlavi di fiducia, assolutamente sì, perché è il secondo punto che io affronto con loro, e cioè dico che inizia un nuovo rapporto
e quindi ci dobbiamo permettere di essere fiduciosi l'uno con l'altro. Non può esserci un giudizio iniziale, deve esserci una conoscenza, e quindi chiedo anche a loro di non giudicarmi da quello che più o meno uno può sapere o gli è stato raccontato. O arriva Galvani, ma tu che ci hai lavorato, che mi dici? Oppure che tipo è, come si comporta? Il classico pregiudizio. Esattamente, quindi io cerco di azzerarlo. Perché? Perché non sanno molto di quello che poi nelle pieghe posso essere io. Ci può essere un'idea di facciata, ma poi bisogna andare in profondità, e quindi c'è necessità di farsi conoscere, io conoscere loro e loro conoscere me. Gli anticipo che parlerò alla squadra e darò chiarezza su quello che voglio fare, e che con me è estremamente facile poter andare d'accordo, perché sono molto diretto nelle cose che dico, frontale, e non lascio cadere nel vuoto e non faccio giri di parole o delego agli altri quello che può essere un mio pensiero. E dico sempre che chi non va d'accordo con me è perché non vuole andarci, proprio perché io voglio le cose in maniera diretta, in maniera trasparente, e mi aspetto che la stessa cosa venga dall'altra parte. Mi auguro ovviamente con questo confronto di poter stabilire quel rapporto che dicevo prima, cioè di frequenza di pensiero, che deve essere sulla sincerità, la trasparenza, che io per primo ovviamente devo dimostrare, visto che sono a richiederlo. Poi faccio alcune considerazioni e su queste sono, per me sono estremamente importanti. Cioè, la prima cosa che dico allo staff è: dobbiamo essere, considerarci un'azienda e non una squadra di basket. Quindi li informo, gli do coscienza, li informo delle ambizioni, dei progetti programmatici del club, e bisogna dare attenzione a tutto, e quello che ribatto sempre sono che le piccole cose sono quelle che fanno la differenza. Tutti devono essere una parte attiva e non dipendenti, ci si deve considerare il tutto come un qualcosa di proprio e di personale. Cioè non è il club del presidente, non è il club del general manager, allenatore, no, il club è il mio, un pezzo è il mio, e quindi devo fare le cose come se stessi tutelando una mia società, un mio club, perché è il mio. Bisogna dimostrare con i fatti di essere degni di far parte di questa scelta che è stata fatta dalla società per coinvolgere tutti quanti noi, io per primo, per un progetto attuale e futuro. E quindi il fatto di lavorare bene, e lavorare bene poi amplificherò alla fine di cosa intendo in questo primo incontro, porterà sicuramente dei vantaggi a tutti. Ecco, coach, una sorta di un punto amministratore delegato all'interno di un'azienda, sostanzialmente. Questo non lo so, io dico che per me ci sono delle cose estremamente importanti che debbono essere, non possono prescindere, che io devo informare il mio staff. Un altro punto estremamente importante che io metto subito in chiaro, che nessuno è lo schiavo di nessuno, cominciando dal capo allenatore. Cioè non è che perché io ho il ruolo di capo allenatore io debba avere assolutamente insindacabile disponibilità su tutto e per tutto, anche per quello che sono aspetti di carattere personale. Assolutamente no, le cose di carattere personale me le faccio da solo, come tutti se le debbono fare da soli. Se poi chiedo un'assistenza, una collaborazione, perché magari, che ne so, chiedo qual è, dico una banalità, l'ufficio postale più vicino, o piuttosto qual è il centro commerciale migliore dove io posso trovare tutto, è ovvio che lì mi aspetto che ci sia una collaborazione. Ma non è assolutamente dovuto che uno mi venga a prendere alla stazione quando io arrivo in treno, oppure che debba andare non so dove, non per motivi di lavoro, che debbo essere accompagnato. Quindi nessuno è lo schiavo di nessuno, cominciando dal capo allenatore. Ci deve essere però una collaborazione e un interscambio tra tutti, rispetto reciproco. Un altro punto, faccio presente allo staff quello che è il mio pensiero tra lo staff e i giocatori, e dico che siamo su due fronti distinti, ma cerco di farlo capire, nel senso che io sono uno che fa del gruppo, del team, dello spogliatoio un mantra, e quindi voglio spiegare cosa significa due fronti distinti. Cioè su uno c'è la società e quindi anche noi, lo staff al completo, e sugli altri ci sono i giocatori. Questo non è una mancanza di fiducia o come uno potrebbe definirla nei confronti dei giocatori, si tratta solamente che mediamente il pensiero e la testa di un giocatore, tranne rarissime eccezioni, è rivolto su cose ed aspetti che non sono con una visione a 360 gradi come quella che noi siamo obbligati ad avere.
Deve esserci una continua collaborazione tra i componenti dello staff, nulla può essere sottovalutato o messo e deve essere diciamo condiviso con tutti e soprattutto io devo essere messo a conoscenza di qualsiasi cosa. Questo non significa di fare la spia, passami questo termine, virgolettato, ma prevenire nell'interesse di tutti quello che potrebbe essere un disagio futuro. Le informazioni, tutto quello di cui noi veniamo a conoscenza deve essere verificato e controllato al fine di far sì di far arrivare un messaggio concreto e quanto mai reale, cioè il pissi bau bau non può andare bene. Per quanto riguarda invece il vice e l'assistente sono in simbiosi con me e dove non c'è la possibilità di interpellarmi personalmente devono fare riferimento a lui tutti quanti dello staff perché mi comunicheranno poi il messaggio. E uno dei due collabora con il preparatore e il fisioterapista ad inizio stagione per quello che sono i rilievi antropometrici e delle pieghe. Faccio questa specifica perché poi con il vice e l'assistente ed il preparatore farò un'altra riunione a parte dove parliamo solamente di aspetti di carattere tecnico. Per quanto riguarda il preparatore, oltre che ai tecnici, è legato allo staff medico, soprattutto per gli interventi di recupero degli infortunati, confrontandosi su diagnosi e conseguente recupero, ivi compresi gli aspetti terapici. Si informa presso il vecchio preparatore del giocatore su traumi, infortuni o quanto altro, nel caso in cui il giocatore non era già lì o il preparatore non è lo stesso, e lo annota su un brogliaccio per poi condividerlo nella cartella del giocatore insieme al fisioterapista si occupa dei rilievi antropometrici e del peso che prenderà dal primo allenamento tutti i giorni per il periodo della preparazione, successivamente due volte a settimana e poi una volta solamente. Medico e fisioterapista. Per quanto riguarda il medico, sarà responsabile di una cartella clinica per ogni giocatore, ma questo è diciamo palese che debba esserci. Nella cartella ci sarà lo storico del giocatore e tutte le informazioni aggiuntive che arriveranno da preparatore e fisioterapista. Si occuperà di tutti gli esami di legge, oltre quello per l'organizzazione dell'esame impedenziometrico, massa magra, massa grassa. Questi sono tutti aspetti fondamentali a inizio stagione, perché nel momento in cui poi ti trovi con quello che potrebbe essere una situazione infortunistica, almeno sai da dove ripartivi. Avevi preso la circonferenza del gastrocnemio piuttosto che il bicipite femorale, tu sai che almeno il giocatore deve ripartire da quello, perché quando è arrivato a inizio stagione quello presentava. Il fisioterapista si informa presso il vecchio fisioterapista del giocatore su traumi, infortuni e tutto quello che riguarda, quanto altro lo può riguardare. Anche lui lo annota su un brogliaccio per condividere una cartella del giocatore, insieme al preparatore si occupa dei rilievi antropometrici, brighe del peso che abbiamo detto precedentemente. Poi Riccardo, c'è ovviamente la situazione dove c'è il giocatore che sta male, quindi da questo punto di vista io sono categorico, cioè il giocatore che sta male, che si dichiara che sta male o verifica che sta male, deve essere curato. Però siccome la somatizzazione del dolore, come sappiamo tutti, è soggettiva, perché c'è quello che è 37 di febbre, è morto crepato dentro il letto, e quello che ha 41 dice che si sente un po' alterato. Quindi si prende atto della situazione medica e patologica del giocatore e non si esprimono commenti e sentenze davanti al giocatore. Per questo che io ho detto. Si comunica al GM e da me l'entità del disturbo e quindi anche la patologia, e si decide una strategia. A questo punto diventano poi fondamentali le tempistiche di intervento sugli infortuni dei giocatori, quindi gli esami di verifica, gli interventi a riguardo, le terapie, l'oggettività strumentale di quello che è la situazione. Per un giocatore che lamenta qualsiasi disturbo e presumiamo non potrà partecipare ovviamente all'allenamento, si deve avvisare immediatamente il vice allenatore per la sostituzione con un ulteriore giovane per l'allenamento stesso. Il nutrizionista è delegato al test impedenziometrico e quindi in accordo con il medico per quello che riguarda questo test massa grassa, massa magra, delle pieghe di cui abbiamo parlato prima e anche del peso, e poi ha tutto un suo iter lavorativo individuale con ogni giocatore dopo aver fatto un primo screening generale, spiegare quello che sarà il suo lavoro e poi va a individualizzato per ogni singolo giocatore. Argomento dirigente: deve assolvere alle esigenze del giocatore di qualsiasi carattere esse siano, al di fuori di quello che sono aspetti di carattere tecnico e sanitario, ma non bisogna dimenticarsi del punto che avevamo parlato prima, cioè che nessuno è schiavo di nessuno.
si coordina con il manager nell'organizzazione delle trasferte e nell'accoglienza della squadra ospite. Questo per quale motivo? Perché la disponibilità e la cortesia che io voglio che ci sia da parte del mio entourage, del mio staff e quindi anche del dirigente che accoglie gli avversari che verranno a giocare contro i nuovi, io voglio darla perché poi quando vado a giocare da loro la pretendo la stessa disponibilità e cortesia. E quindi per poter chiedere qualcosa devi essere prima tu a doverlo ovviamente dare. Quando inizio, ecco qui divento categorico, quando inizio sta per iniziare l'allenamento ci si dimentica da qualsiasi cosa, comunicazione, appuntamenti, cioè quello è il momento centrale per cui il giocatore in primis deve capire che se ha firmato un contratto da giocatore lo ha firmato per prepararsi con l'allenamento alla partita della domenica. Quindi diventa il momento, l'allenamento è il momento centrale della giornata e del contratto che lui ha firmato. Deve essere estremamente chiaro nella testa del giocatore, ma deve essere ovviamente anche di comune conoscenza di tutti quelli che gira intorno. Perché se arriva il dirigente o l'ufficio stampa o la segretaria che sia, e mentre il giocatore sta andando a spogliarsi o mentre il giocatore sta entrando in campo per iniziare tutta la procedura dell'allenamento, gli dice guarda ti è arrivato un pacco, poi a fine allenamento te lo do, non va bene, perché l'attenzione e la concentrazione del giocatore deve essere riferita a quello che sta facendo in quel momento, che non significa che se mette un casco integrale si isola da tutti quanti, significa che forse parlerà e riderà con i compagni, forse parlerà e riderà con l'allenatore e col vice allenatore, ma non ci possono essere altri aspetti che lo vanno a distrarre. Quindi questo, io da questo punto di vista sono veramente categorico. Il comportamento in panchina poi di chi sarà a referto, quindi tutti quelli che sono in panchina devono sapere che c'è un cliché comportamentale dove tutto quello che esula da quello che sono le specifiche competenze di ognuno deve essere solamente un qualcosa che è delegato all'allenatore o al manager, come se il manager sta in panchina, o il dirigente per accordi che ha preso con l'allenatore. Ognuno deve avere le responsabilità, chiarezza nelle sue responsabilità individuali e quindi io come allenatore, lo staff manageriale tecnico, quello medico organizzativo, la società per le sue competenze, i giocatori e chiunque ha deciso di mettere questa sua professionalità al servizio del club. Il compito mio insieme al general manager sarà quello di vigilare che tutto quanto, iniziando da me stesso ovviamente, proceda come deve essere senza lasciare nulla al caso e senza far sì che il pressappochismo e le potenziali abitudini insane, come le chiamo io, procedano a destabilizzare un importante progetto sportivo. E quindi i risultati, forse ne avevo parlato già prima, si costruiscono non solamente così la domenica, ma poi te li devi, non li trovi costruire. Te li devi costruire giorno per giorno, insomma non è solamente la partita della domenica che lì fai il risultato, no, il risultato lo fai da tutto quello che non si vede prima. E quindi prima di iniziare è bene che tutti quanti abbiano chiaro questo che è questo mio pensiero e che se lo ricordino sempre. Chiudiamo un po' il tutto dicendo che la riservatezza deve essere assoluta, quindi oltre a quello che sono gli aspetti legali riferiti alla privacy, qui siamo governati dalle leggi e quindi non si scappa, ci deve essere sempre presente che la riservatezza di quello che facciamo deve essere sempre ben presente. C'è un concetto per me estremamente chiaro, ne avevo forse accennato prima, sull'aspetto dell'accezione lavorare. Per me ci sono quattro scale di livello, che sono non lavorare, lavorare male, lavorare e lavorare bene. Non lavorare, neanche ne parliamo. Lavorare male si certifica da solo. Lavorare è quello che mediamente, passami il termine, timbra il cartellino. Io mi concentro sul lavorare bene. Quello deve essere finalizzato da parte di tutti quanti. E quindi ci deve essere una posizione nostra nel metterci tutti quanti quelli che hanno avuto il credito da parte del club poter partecipare a questo progetto, a questa nuova annata sportiva, ci deve essere una posizione dove noi dobbiamo andare a credito nei confronti del club, per aver fatto tutto quello che potevamo fare di noi stessi e poter fare il massimo. Per quale motivo? Perché poi siamo nella condizione di poter chiedere. E questo lo otterremo solamente se ci mettiamo nella condizione di quello che dicevo un attimo fa, cioè di lavorare bene. Coach, concetti chiari e anche molto netti, quindi assolutamente identificano la sua filosofia di lavorare.
Parliamo di difesa, che sia uomo che sia zona, quali sono i concetti cardine della difesa di coach Calvani? Beh, intanto l'uno contro uno. Non c'è nessuna difesa di squadra, uomo o zona che sia, se tu non hai la competenza di essere resiliente, di essere duro, di essere consistente in quello che è la battaglia individuale all'interno della guerra, della partita, dove tu devi essere efficace nella tenuta dell'uno contro uno con il tuo diretto avversario. E questo potrebbe sembrare strano sul discorso della zona, mentre invece no, perché la zona anche ha una specifica area di competenza dove tu hai delle responsabilità, sia che marchi la palla, sia che invece sei dal lato opposto. Quindi questo deve essere il presupposto iniziale. E il lato forte e il lato debole devono essere altri due concetti estremamente chiari per quello che sono sia la difesa uomo che la difesa zona. Coach, rimaniamo ancora nell'aspetto della difesa. Oltre a un aspetto di mentalità, quindi, sulla quale bisogna assolutamente lavorare, scendiamo di livello, parliamo di categorie giovanili. Ecco, nelle categorie giovanili, quanto può essere adeguato l'utilizzo di una difesa a uomo pressante, di una difesa a zona pressante, zona schierata, piuttosto che una difesa a uomo per 40 minuti? Cioè, coach Calvani, come interpreterebbe l'utilizzo della difesa nelle categorie giovanili? Io direi che la difesa deve essere vista un po' come i genitori educano i bambini, nel senso che tu gli devi dare delle idee dove a volte è sgradevole dal fatto che il bambino ascolti il genitore che gli fa una reprimenda su alcune cose o che non gli consenta determinati tipi di atteggiamento, e quindi l'istruzione all'approccio difensivo deve essere parimenti come uno educa un figlio a casa. La difesa uomo sicuramente è imprescindibile, perché tutti gli aspetti che poi andremo a considerare sulla difesa zona, pressing o a quando si arriverà a difese anche match-up combinate, è ovvio che se tu non hai una buona base a livello di uomo non vai da nessuna parte. Quindi a questo riguardo direi che per quello che io penso, anche se io ormai sono anni che non faccio più settore giovanile e quindi non ho quella peculiarità di miei colleghi che hanno profonda conoscenza di questi argomenti, direi che l'introduzione della zona, a mio avviso, deve essere data da dalla categoria precedente all'ultima categoria giovanile. E quindi se l'under 20 è l'ultima categoria, l'under 18 non può non avere delle infarinature, ma ti direi che forse qualche concetto deve essere già trasmesso anche alla categoria precedente. Deve essere un qualcosa che è funzionale all'educazione nel saper giocare questo tipo di difesa, ma soprattutto iniziare a darti degli elementi di approccio per come attaccarla, non perché devi fare lo schema alla zona, ma per saper riconoscere che spazi diversi tu hai davanti da una difesa uomo a una difesa zona. Quindi riconoscere le distanze che ci sono e gli spazi che si creano tra una prima e seconda linea difensiva, gli spazi che ci sono tra la stessa linea difensiva tra un giocatore e l'altro. Quindi ecco, è dare dei concetti e dare una informazione cognitiva e visiva di quello che il giocatore sta conoscendo, anche se in tenera età, come un'esperienza nuova rispetto a quello che aveva saputo fino al giorno prima della uomo. C'è uno schieramento specifico che coach Calvani ci vuole consigliare, appunto, nei primi approcci di attacco alla zona, o semplicemente abituare i giocatori a una lettura di spazi e di movimenti difensivi differenti da quello che è la difesa uomo? Assolutamente sì, la lettura degli spazi è fondamentale, l'occupazione per esempio degli angoli diventa una cosa che anche per l'attacco alla uomo è una cosa che sta sempre più scemando, molte palle perse vengono fatte sugli angoli perché i giocatori che vengono chiusi su un tiro, che hanno il close out o che non hanno condizione di poter scoccare un tiro dagli angoli, mediamente mettono il piede fuori dalla linea o sulla linea, quindi commettono infrazione alla palla persa. Quindi però sono degli spazi che non vengono più utilizzati come dovrebbero essere utilizzati. Io quest'anno avevo la fortuna di avere Carroll, che era un giocatore che invece negli angoli ci pascolava alla grande, soprattutto nel contropiede e nella transizione, come a suo tempo a Roma
avevo Alex Righetti, che era uno specialista di queste cose. E quindi direi che quello è uno spazio assolutamente da occupare. Dare dei concetti dal punto di vista offensivo e invece dal punto di vista difensivo, che il baluardo della zona, nel momento che tu scegli la zona, deve essere qualcosa di estremamente chiaro, che è preposta a proteggere il ferro. Quindi per me la migliore difesa zona è quella della 2-3. Perché? Perché ti lascia sempre un pilastro centrale, che è quello che è l'uomo sicurezza, il safety man, a protezione proprio del ferro. Chiarissimo, coach. Ma a questo punto le chiediamo di svelarci un paio di esercizi che lei utilizza frequentemente per la costruzione o per l'abitudine e l'attitudine alla difesa. Il primo esercizio è l'uno contro uno. E ti dico che io l'ho fatto a tutti i livelli e lo continuo a fare. Se parliamo di difesa, la prima difesa che deve esserci è quella dell'essere capace di sopportare per un X secondi il confronto individuale che tu hai con il tuo diretto avversario. Quindi quella è la prima difesa assoluta che deve essere messa sul campo. Quindi sia nella parte iniziale della stagione, ma anche di rinforzo e di rinfresco durante la stagione, io faccio molti esercizi di uno contro uno, due contro due. Uno contro uno perché è fondamentale. L'esercizio banale del due contro due serve per capire, soprattutto su due giocatori, mettiamoci su un lato del campo, un giocatore in posizione di ala e in posizione di angolo. Se il giocatore in posizione di ala, l'attaccante, attacca il lato opposto di dove è l'angolo, il difensore dell'uomo in angolo deve solamente muoversi per avvicinarsi all'area dei 3 secondi in relazione allo spostamento della palla. Se invece quello stesso attaccante in ala attacca il fondo, e quindi giocando dal lato del compagno che è in angolo, il difensore dell'uomo in angolo deve solamente fare una finta di poter toccare la palla, andare e ritornare, ma è esclusivamente una finta, perché se quel giocatore va in terzo tempo va a schiacciare, non è una sua competenza. Può sembrare banale, ma questo tipo di atteggiamento è un qualcosa che ti previene tanti tiri da liberi degli uomini che sono a una distanza, a un passaggio di distanza. E come questo ce ne sono mille altri, ma insomma a livello concettuale, diciamo che macroscopica è questo. Decisamente chiarissimo. Però coach, noi abbiamo a questo punto un altro consiglio da chiederle, perché la maggior parte di noi che non allenano in Serie A, ma allenano squadre senior nelle minors piuttosto che settore giovanile, non hanno la possibilità di programmare la settimana come lei ci ha ben descritto prima, con cadenze di allenamento frequentissime. Abbiamo a disposizione 3 allenamenti fondamentalmente di 1 ora e mezza. E allora le chiediamo, per non essere eccessiva neanche privi di contenuti, cosa ci consiglia coach Calvani per essere appunto efficaci nell'allenamento di 1 ora e mezza con una ripetizione di 3 volte? Non perdere tempo a fare gli schemi. Fare gli schemi è una gran perdita di tempo, non serve a nulla. Tu devi trasmettere dei concetti di gioco a 2 contro 2, a 3 contro 3, perché è l'essenza della pallacanestro. Se tu mediamente vai ad analizzare gli schemi anche ad altissimo livello, non parlo dell'NBA, che io non frequento e non gradisco e non riconosco come sport legato alla pallacanestro, nel senso che la pallacanestro è un concetto di team, di squadra, di gioco di squadra. Purtroppo l'NBA troppe volte la preponderanza fondamentale come percentuale è un 1 contro 1, è un'espressione della strapotenza fisica atletica, soprattutto negli ultimi anni. Ai tempi di Larry Bird e Kevin McHale probabilmente non c'era questa cosa. Oggi invece, se non hai quel tipo di qualità, strapotenza fisica e atletismo, non sei competitivo a quel livello. Quindi direi che tutto quello che uno può analizzare guardando una squadra di Eurolega piuttosto che una squadra giovanile, diciamo parzialmente evoluta, o una nazionale europea o quello che sia, noi andiamo a vedere che lo sviluppo dello schema alla fine viene frazionato in quello che è un 3 contro 3 sul lato e un 2 contro 2 sull'altro. Quindi quando noi istruiamo in 3 allenamenti a settimana, per tornare alla tua domanda, da 1 ora e mezza o forse anche meno, ci dobbiamo concentrare su quello che sono le analisi dei giochi a 2 e dei giochi a 3. Non tralasciando quello che sono gli aspetti dei fondamentali, perché se poi tu il gioco a 2 o a 3 non hai quella caratteristica
materiale tecnico ti permette di andare a fare il terzo tempo perché hai sviluppato la partenza in una certa maniera, perché hai sviluppato l'esitazione, perché hai sviluppato lo step and go, con tutto quello che potremmo metterci nel fondamentale individuale, non andiamo da nessuna parte. Quindi deve essere parimenti, di pari passo, 2 contro 2, 3 contro 3 e ovviamente il lavoro su fondamentale. Dei consigli preziosi che sicuramente dovremo seguire, ci aiuteranno nella programmazione dei nostri allenamenti e ne faremo tesoro, coach. La ringraziamo davvero per il tempo che ha voluto dedicarci, per insomma, essersi aperto con noi raccontandoci un po' il suo mondo, le sue idee. Grazie di essere stato con noi su Time Out Corner. Grazie a voi Riccardo e grazie agli ascoltatori che seguiranno questa chiacchierata tra noi. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Time Out Corner su basketcoach.net. Arrivederci.